Amici, bentornati, amiche, bentornate ad Energia Azzurra e siamo qui nel dopo partita della sesta vittoria consecutiva del Napoli. Allora, abbiamo come sempre tante cose ancora da fare perché tra un po' ci collegheremo prima con Italia allo stadio, poi saluteremo gli amici del club Napoli a Genova, ma abbiamo un amico in attesa da un po', quindi salutiamo prima lui e parliamo prima con lui. Chi è? Ciao Cristian, sei in diretta. Cristian. Forza Napoli. Ah, bene. Oh, perfetto. Sintetico, ma efficace. Così. Allora, a questo punto andiamo dalla nostra Italia Mele, che c'ha un mini club praticamente di là. Ciao Italia. Sì ragazzi, allora c'è tantissimo entusiasmo e anche tanti bambini, perché ai bambini e ai giovani piace il calcio, è vero? Certo. Non è questa storia, è falsa che i giovani non amano il calcio. No, l'amano tutti, vedi quanti bambini siamo qui stasera. Quanta felicità! Tantissima, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ragazzi, con tutti questi bambini abbiamo ancora la forza di crescere. E quest'anno può essere l'anno buono veramente, per forza la gioia Napoli! Di tutti. Forza Napoli! Ma quest'attico, che insomma Spalletti si sta costruendo in questa bella città, quanto vale adesso? Perché si sa che gli attici valgono di più degli altri appartamenti. Valgono tantissimo, ma il nostro non ha prezzo, è un attico che ha un valore inestimabile, siamo una grandissima squadra con un grandissimo mister, con una grande società alle spalle, e questo è il merito di tutti noi tifosi e del presidente che viene sempre tante volte, diciamo, criticato. Sì, il presidente. Il presidente, ragazzi. Non sono tutti d'accordo. No, però aspettate, un'altra battuta devo farla. Il migliore in campo, tu vuoi dire qualcosa? Dimmi. Forse no! Forza Napoli! Ok, il migliore in campo, Mario Rui sembrava un indemoniato stasera. Sì, grande prestazione. Il migliore è sempre Anghissà. Anghissà che ha fatto una grande partita, Mario Rui altrettanto, ma tutta la squadra ha girato. Per non parlare di Osimhen e del gol del capitano il giorno delle 400. Esatto, abbiamo realizzato un sogno. Questa. Madonna, Koulibaly! Eccolo! Koulibaly! Insigne è basso questa. Di nuovo ne hai presa un'altra oggi. Incredibile. Che video che ce l'ha lanciato. Incredibile. Non vabbè, insomma, noi abbiamo l'esclusiva dell'abbigliamento regalato. Abbiamo la chiappa magliette, sì. Regalato questa. L'abbiamo lanciata. Ok. Volevo immortalare la gioia dei tifosi. Fantastico. Va bene, ragazzi, io per adesso penso che vi devo restituire la linea, non sento va molto. Va bene. Marco, sì, ci sentiamo. Ci sentiamo tra un po'. Grazie al nostro occhio, al nostro orecchio, al Maradona. Il ragazzo è la seconda volta che becca la maglia. La terza volta. Si è beccata quella di Osimhen, poi quella col buco. È a Rusa 7. Osimhen, Fabian e Zielinski. Fra poco lo andiamo a trovare allora, il suo store del Napoli. Andiamo a parlare con Bellazzurro. Chi becca le maglie? Abbiamo Bellazzurro da quella parte. Andiamo dai nostri amici di Genova, ragazzi. Allora, come andiamo? Ci siamo. Tribuna femmina. Hello, you speak English, sorry, do you speak, you yeah, can speak, I am from you we can talk in English too, it's not a problem, you know, very good, so I am from the United States of Napoli Caserta, right, I'm yeah, right, it's but it's always in Campania, you know, Campania, figlia del marinara, dici, allora, dici, we are in Genoa, complimenti per la trasmissione, grazie, okay, grazie, very good, you've got very nice girls around, wonderful, hey, I know, one on the left side, another one on the right side, I joined myself in the club, e mo posso lavorare con una prima, ecco, buffa, sembra più Tacopina, ma mettere i sottotitoli, noio. Allora ragazzi, da un commento a caldo da parte vostra, così vi salutiamo e vi ringraziamo. Siamo carichi, è l'anno giusto. L'anno giusto, però rimaniamo con i piedi per terra, non nominiamo quella coppa, diciamo. No, la coppa no, lo scudetto io lo nomino, ci penso. No. Io sì. Amore di, ti prego, no. Ma secondo te, la posso fare una domanda? Certo. Secondo te, se io dico che il Napoli può vincere lo scudetto, se non lo vince è colpa mica Gitt? No, però dai, da buon napoletano. Ho capito, ma dobbiamo sprovincializzarci. Ma poi ha detto può vincere, no vince, può vincere. Ho capito, sprovincializzarci. Comunque abbiamo una bella squadra, una buona preparazione atletica. Secondo me un buon allenatore, perché a me in realtà non piaceva come allenatore. Mi sto ricredendo.
in base ai risultati, quindi andiamo avanti con questa testa, no? Restiamo umili, restiamo sempre, umili, sempre. Perché ci sono 20 squadre in Serie A, non si può mai sapere. Certo. Guardiamo l'Inter che ieri cosa è successo, l'Atalanta diventa la squadra all'improvviso e quindi... Ma guarda, noi abbiamo addirittura sottolineato il fatto che c'è stato un atteggiamento per una decina di minuti, un quarto d'ora, l'ha anche sottolineato ovviamente chi di calcio ne capisce come il nostro capitano Francesco Montervino, abbiamo visto un atteggiamento del Napoli un pochettino di sufficienza, sul finale. E abbiamo detto, secondo noi Spalletti un cazziatoncino glielo farà sicuramente, perché devono sempre stare sul pezzo, e consideriamo sempre, vincevamo 2-0 e abbiamo attaccato fino alla fine, abbiamo pressato fino alla fine, cosa che stiamo facendo in tutte le partite. Questo è un dato molto importante. E questo è quello che ci mancava. Assolutamente. Questo è proprio quello che ci mancava. Abbiamo pochi cali di tensione all'interno della partita. Questo lo può dire più lui che io. Ragazzi, grazie, ci rivedremo sicuramente. Grazie di cuore, forza. Posso dire una cosa? Certo, una cosa. Ho per motivi tattici. Ecco. Ho per motivi tecnici. La toccherò al ribaldo! No! Forza Napoli, ragazzi, sempre! Sempre! Ciao, ciao! Peppe, mi segnalano dalla regia che il famoso posto magico dove arrivano maglie, pantaloncini, mutande, calzerotti del Napoli è la tribuna Family. Ah, allora ci fa l'abbonamento là. No, gli fa una famiglia. Una famiglia, fatta una famiglia. Fatta una famiglia. Diciamo fa una famiglia. Per forza. Mister, come vedi anche i commenti dei nostri amici sono vicini, ma ci abbiamo sempre tutti quanti paura di nominare. Io cioè, veramente. Io la penso come te. Dai, cioè, io la penso come te, ma non è... A volte la scaramanzia si dice che dei più deboli, tanti altri invece dicono che, come ho detto forse l'ultima volta, che ripetere costantemente le stesse cose invece è un sintomo di forza, perché tu sei sempre concentrato a fare le stesse cose in maniera precisa. Io credo che il Napoli quest'anno sia davvero forte, sta raggiungendo la tranquillità, la serenità della squadra, è importante, ha un allenatore che è un caratteriale, che può portare la squadra a lottare fino alla fine. Poi alla fine io credo che al napoletano sicuramente un'eventuale vittoria finale, no, lo renderebbe orgoglioso. Vabbè, assolutamente. Però io, se conosco un po' il napoletano, io credo che basti lottare fino alla fine, certo, per un obiettivo. Cioè, se si arriva a due partite alla fine che sei là là, te la stai godendo, poi alla fine può arrivare il risultato, può anche non arrivare, il napoletano è contento lo stesso. Perché la differenza fra il napoletano e gli altri è esattamente questa. Poi è arrivato anche il momento di far vincere qualcosa a questa città e a questa piazza. Quindi io la penso come te. Bando alle ciance, niente scaramanzia. Il Napoli può essere una squadra che può andare in fondo. Prima di un'altra telefonata del nostro, di qualche nostro telespettatore, io volevo giusto dare uno sguardo a quelle che sono le pagelle. Certo. Cioè, ovviamente siamo tutti sulla sufficienza e di più. Dici pure tu, allora sei mezzo spina. Perché sei mezzo ordina... non sei? Ma guarda, ti dico perché dopo una vittoria così bella... Ha dormito, non ha fatto nulla. E sono d'accordo con te. Ma però... non per demerito suo, anzi, però... Però ti dico, ci stava. Ho fatto il tuo stesso pensiero, però un mezzo voto in più vista la bella vittoria. Ma perché stiamo iniziando a pensare uguali? Ma non sei, scusami, ma ecco, non sei stato un po' severo nei confronti della difesa? Infatti quel mezzo voto l'avrei dato per esempio a Koulibaly. L'attacco non si è mai visto del Cagliari alla fine. Cioè... Però io per esempio ho detto una cosa importante, che la riconquista della palla che ha fatto il Napoli è stata dettata dalla pressione alta che facevano centrocampisti e difensori. Mm. Non appena c'era la perdita di possesso, immediatamente si andava a riconquistare. E si è riconquistata molte volte nella metà campo avversaria. Ah. Quindi il difensore del Napoli ha fatto un'ottima partita, ma fondamentalmente è stato impensierito molto poco. Ecco perché il 6,5, 7 a Mario Rui. Io non sono un estimatore di Mario Rui, certo, lo dico con grande onestà. Però gli va riconosciuto. No, ma sono un po' di partite che secondo me sta facendo estremamente bene. Quindi gli va dato quel mezzo voto in più. Anguissà, soprattutto in mezzo al campo, certo, è stato. Ormai è un secchione, prende sempre più di 7 tutte le partite. Sì. Non ti somiglia per niente in questo. No, io mi sono diplomato a stento, lo posso dire? Diciamo. Saluto tutti i miei professori. Poi stento. Abbiamo Fabian 7. Politano 6 e mezzo dell'attacco secondo me è stato quello meno brillante. Zelischi 6 e mezzo, ha fatto qualcosa di interessante, ma ancora non è il miglior Zelischi. 7 Insigne non ha fatto l'assist.
chi sia. Sì, però non è, è un po' scomparso oltre a quello, dai ragazzi. Osimhen, secondo me, dopo Insigne 7 ha fatto ottima prestazione e un bel gol su rigore, e quindi l'abbiamo premiato con mezzo voto in più viste le 400 presenze con gol. Osimhen 8, a dir poco devastante. Per me è un giocatore, lui e Anguissa in questo momento sono fuori concorso. Fuori. Vabbè, agli altri abbiamo tutti gli altri, tutti sempre, io darò 7 e mezzo. A Spalletti, perché per l'ennesima volta ha preparato una partita in maniera perfetta contro un avversario che, ripeto, non è mai dei più facili, perché è storicamente una partita da, tra due grosse anche tifoserie rivali, certo. Quindi va dato merito a Spalletti di aver fatto anche oggi una grandissima prestazione. Amici, intanto voi avete la possibilità di guardare gli highlights della partita, vi state vedendo gli highlights di questo Napoli-Cagliari, di questa sesta vittoria consecutiva del Napoli, ed è un, appunto una cosa che vi offre Canale 8, e vi ricordiamo che oltre agli highlights ci sarà la possibilità di ascoltare poi le interviste di Mazzarri e le interviste di Spalletti. Abbiamo qualcosa dalla rete, poi passiamo alle telefonate. C'è il capitano Insigne che ha parlato ai microfoni da zona al termine della partita. Ha detto: un'emozione indescrivibile i cori che ho ricevuto questa sera, era importante festeggiare le 400 presenze con un gol e con una vittoria, e poi hanno chiesto di una eventualità. Se avesse voluto prendere la maglia numero 10, ah, e lui ha detto categoricamente non si no, tocca, è di Diego. Ah, beh, è consapevole. Mi sembra giusto, non è, potrebbe anche meritarla, però se sta là oramai la lasciamo. Ma il napoletano venera Maradona, certo. Non si può toccare il santo. E quindi, nonostante Insigne meriterebbe la numero 10, perché è sicuramente il giocatore più di qualità, non solo che c'è nel Napoli, ma che c'è probabilmente in Italia. Certo, quindi, sì, indubbiamente meriterebbe la numero 10, ma è come se tu gli stessi toccando qualcosa che già appartiene al napoletano. Sì, sì, che sì, la 10 di Maradona appartiene a tutti i napoletani. Certo, quindi è qualcosa già di suo. Sono d'accordo con te. A chi abbiamo? Sì, abbiamo Claudio. Ciao, sei in diretta. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Claudio. Ciao. Lieto di sentirvi e di vedervi, anche se ho l'audio a zero. Innanzitutto volevo ringraziare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, Francesco Montervino per quello che ha fatto per noi e per dove ci ha portato, perché grazie a lui e agli altri suoi compagni noi adesso stiamo vivendo un sogno. Lui è uno dei protagonisti di quel periodo, io ero lì allo stadio, ho sofferto, ma lui insieme agli altri, ripeto, è stata la luce che ci ha portato qui, quindi grazie, grazie davvero. Anche se non si vede dal telefono, mi inchino. Grazie. Grazie. Io volevo invece un parere tecnico sia da Francesco che dalla signora Yolanda. Che bello, esisto, sì. Sì, certo che esiste, io la seguo moltissimo perché mi piace. Ma sempre i complimenti, scusa. Grazie. La vittoria, ma l'avrei fatto comunque. Volevo sapere da entrambi, secondo voi il miglior centrocampo, adesso che è tornato Demme dall'infortunio, e poi tornerà anche Lobotka, il miglior centrocampo, che adesso è Fabian Ruiz, anche chissà, come verrà sostituito? La prima domanda. La seconda, nella prossima partita in Coppa in Europa League, che squadra secondo voi metterà in campo il Napoli, visto che domenica abbiamo un primo crocevia della partita di Firenze? E io vi ringrazio. Si è preparato due belle domande. Radio. Grazie alle donne. Si prenota per primo per rispondere. Alle donne. Una testa. L'ha fatto apposta perché si è prenotato due belle domande. Dai, parto dalla prima in ordine cronologico. No, perché è più facile. Soprattutto perché Francesco è un abilissimo direttore, saprà rispondere benissimo anche sul turnover o il semi-turnover che ci dovrebbe essere tra Coppa e Campionato. Credo che al momento il centrocampo più completo per caratteristiche sia quello Fabian Anguissa. Certo è che abbiamo parlato della Coppa d'Africa, abbiamo detto che la cosa bella di questo Napoli è la panchina lunga per far rifiatare tutti gli interpreti. La coppia Fabian Demme la conosciamo già, non conosciamo la coppia Demme Anguissa. Chissà quali saranno le caratteristiche che vorrà Spalletti per il suo gioco rispetto anche agli altri interpreti che ha per l'attacco. Secondo me la migliore adesso, ma non perché quella che vediamo subito e perché quella che abbiamo visto nelle prime partite, è Fabian Anguissa, però ci può essere anche l'opportunità Fabian Demme, e quindi di conseguenza chi dovrebbe rifiatare un pochino di più è proprio Anguissa. Sentiamo invece il centrocampo, io credo la che formazione contro lo Spartak il centrocampo di stasera, Fabian, Anguissa e Zielinski, sia il centrocampo migliore in assoluto.
in questo momento non si discute proprio sulla qualità di questi tre giocatori, qualità e quantità messe insieme. E poi c'è un dato importantissimo. Fabian non si esprimeva con questa qualità da parecchio tempo. Certo. Il fatto che abbia trovato in Anguissa il compagno di reparto ideale gli permette e consente a tutto il Napoli di giocare, perché lui poi sa palleggiare veramente come pochi. Quindi questo secondo me è il centrocampo migliore. Gli altri per me si dovranno adeguare, avranno il loro spazio, ma si dovranno adeguare a quelle che saranno a come staranno fisicamente questi tre calciatori. La cosa bella è la duttilità tattica di Demme proprio, no? Ma poi quindi c'è hai Elmas, la possibilità, c'è anche Elmas, sì, che sì, voi sì, si può dice per quanto riguarda contro lo Spartak Mosta, secondo te cosa allora io ti dico che ci sono in questa squadra domanda, scusa, mi posso inserire un attimo, ma su Spartak Mosca no lascia stare, devi sempre rispettare tutte le squadre, no, rispetto Massimo, quando però, si sta in Europa voi guarda, lo Sheriff insegna, certo, contro lo Shakhtar 2-0 e a casa lo quindi, Sheriff ha vinto. Ho capito, che non è sicuramente blasonato come lo Spartak Mosca, quindi questo è chiaro, deve essere chiaro. Questa è una squadra che secondo me ha veramente 15-16 titolari veri, perché far giocare oggi Lozano al posto di Politano, probabilmente anzi ci guadagni qualcosa, far giocare un as che è in grande spolvero ci sta, far giocare Elmas al posto di Anguissa e farlo respirare ci sta tutto, Manolas al posto di Rachman, quindi io credo che a parte Mario Rui che sarà solo per sempre, e per il resto io non credo... mi fa ridere questa cosa, cioè da che ci sarà un po' di... nessuno lo voleva in campo, ma se in gioco Mario Rui è... non è che se non gioca, se non gioca lui chi gioca? Che è diverso. Ma si può giocare a 10? Allora, no, è impossibile. Andiamo da Italia, perché vedo che ti vedo nell'inquadratura con uno sventolare di bandiere e quindi anche di cori. Bella atmosfera. Sì ragazzi, ci siamo spostati seguendo il suono delle voci e il rullio dei tamburi. Qui all'esterno dello stadio si sono raccolte alcune rappresentanze di gruppi organizzati che non entrano per protesta, come sapete, all'interno dello stadio Maradona per le multe che sono state combinate, ma che stanno festeggiando qui la vittoria della loro squadra. E insomma, questa è cronaca e va raccontata. Per quanto riguarda poi invece il discorso della partita, una battuta anche con il collega che voi conoscete, Alessandro Guerrera. Ciao, insomma, Italia. È un Napoli affamato questo, come lo vuole, lo racconta Spalletti. Buonasera a tutti in studio, prima di tutto è più che affamato, perché affamato l'ha dimostrato già Diersolo in queste giornate, è un Napoli maturo, perché questa era una piccola prova di maturità contro una squadra che era diversa dalle altre che abbiamo appena affrontato e Napoli l'ha superata pienamente, soprattutto dopo il 2-0 è stato pazzesco veramente. Voglio sottolineare anche una cosa molto importante che racconta la forza di questo gruppo. Alla fine della partita la squadra è andata sotto la curva A e poi sotto la curva B, tutta insieme a esultare. Chi ha fatto sì che non ne mancasse neanche uno è stato il team manager, che secondo me è uno dei più preziosi ritorni in questa società. Perché Santoro secondo me recita un ruolo veramente importante, sono particolari che si notano e che ti danno la dimensione di quanto siano tutti concentrati verso un unico obiettivo. Una battuta la dobbiamo anche a te. Il Napoli è forte e vincerà. Sì. Forza Napoli! Va bene ragazzi, per adesso vi restituisco la linea, ci vediamo dopo. Grazie, infatti l'avevamo comunque già sottolineato il fatto che fossero andati tutti i giocatori a salutare bellissima le cosa. Due curve ed erano proprio tutti i giocatori. Allora abbiamo qualche amico? Sì, abbiamo Fulvio, ciao, sei in diretta. Ciao a tutti, un saluto alla signora Yolanda che chiaramente è un valore aggiunto dal punto di vista tecnico e televisivo. Volevo domandare una cosa a Montervino, volevo sapere, praticamente noi abbiamo sempre insomma dominato le partite fino adesso e siamo andati sempre in vantaggio, mi incuriosiva sapere da lui come effetti ci dovremmo regolare una volta che andiamo sotto, sotto nel senso di prendere il primo gol, nel senso che fino adesso è stato facile per Osimhen avere il campo aperto e sfruttare l'aspetto tattico del vantaggio.
Mi domando però che adesso ci stanno studiando, per cui capiterà di andare sotto e il gioco di Omisinen sarà un po' più limitato, avrà meno spazio. E quindi, al di là del fatto di giocatori in Coppa d'Africa, che è una cosa veramente inaccettabile, che chiaramente rovina tutto e tutte le squadre che hanno i giocatori, però ecco, a quel punto lì il Napoli poi si dovrà, ecco, come dire, rimodellare a prescindere da questo e cercare anche di trovare delle altre varianti durante il gioco. Ecco, mi chiedevo questo, no, dovendo allora, poi impostare la partita per recuperare un risultato. Allora Fulvio, lui che cosa pensava? Allora Fulvio, dobbiamo, è chiaro, era una battuta la mia, Fulvio, era una buttata. Dobbiamo rimanere coi piedi a terra, chiaramente. Sì, anzi, io proprio sinceramente conto su di voi affinché tutta la platea sinceramente rimanga coi piedi a terra, perché sappiamo benissimo che il campionato è lungo e tutte le variabili dove stanno. Quindi ecco, sentire parlare già di, insomma, del risultato finale, abbiamo tanta esperienza sulle spalle e sappiamo benissimo cosa può accadere anche fuori dal campo, quindi piedi a terra, godiamoci il momento, insomma. Lo so, però la prossima portano. Partita quando c'è la prossima? Fiorentina domenica, cioè domenica. Giovedì lo Spartak, vabbè, sono 7 giorni e godiamoci 7 allora, giorni, cambia una sola volta, iniziamo a godere, godiamoci il momento, sì, certo. È, giusto, è giusto esaltarsi perché... grazie ciao, di aver chiamato, grazie davvero di cuore, però è stata giusta la riflessione, certo, assolutamente, è sacrosanto, ognuno la sua opinione, la propria opinione, cioè io rimango della mia, cioè nel senso cioè e che non riesco a dire sprovincializzarsi, cioè non le riesco a dire, però pure tu dove andassi di sprovincializzarsi, cioè, è un supercali, no, ma poi si ho certificato capito, ma francese, inglese, supercali, è un supercali, io ho capito solo una cosa, Anguissà non si muoverà più, ecco, dal centrocampo secondo me. Cioè non può proprio, come fai, è impossibile, quello sì. Allora indubbiamente lo stiamo facendo ogni domenica, devo dire, perché dopo la terza vittoria pensate, ecco la Juve adesso si vedrà, ma Udine però chissà, perché l'Udinese eccetera, però il Cagliari è la partita ostica e giustamente stiamo già dicendo, però con un po' di cognizione di causa in più, perché comunque la Fiorentina sta facendo vedere belle cose, anche se non ha avuto ancora continuità, diciamo. No, però per esempio io ho visto la partita Fiorentina-Inter, per i primi 45 minuti sono stati assatanati. La Fiorentina è un'altra squadra che ha tanti giocatori forti, giovani e forti, Vlahovic, Sotil, Milenkovic, certo. E sono giocatori che hanno qualità importanti e che insieme a Rodriguez, qualche calciatore nuovo che è arrivato, possono veramente far bene. In più Vincenzo Italiano credo che sia l'allenatore italiano, scusate il gioco di parole, in questo momento forse più interessante da studiare e da vedere, quindi la partita non è semplice, ma come non sarà nessuna partita semplice. Poi abbiamo ancora un conto in sospesa a Firenze. Assolutamente, direi di sì. Gioca a Firenze, giusto? Sì, l'albergo suppongo non sarà lo stesso. Ma non si può cagnare albergo. Una domanda, Rodriguez ha beccato una o due giornate di squalifica? Gonzalez, una giornata del Bergamo. Sì, sì, ho detto Rodriguez, intendevo Gonzalez. Ma finiscono comunque con EZ, quindi è uguale. È uguale. Tranquillo. Quindi non fa cosa di EZ, te lo dico dopo. Cioè? Ma te lo dico dopo. C'è Mazzarri. Bene. Mazzarri ha parlato, ha detto il Napoli è la squadra più forte del campionato, è una forma pazzesca, ma ha creato poco. Noi potevamo andare in vantaggio nel primo tempo. Secondo Mazzarri potevano andare in vantaggio, sì. Loro il primo tempo. E poi ha parlato di Osimhen, ha detto è un fenomeno, da solo impegna 5 uomini, anche se un po' l'abbiamo contenuto. Però posso dire la verità, ha ragione. Cioè il Napoli sì. Prima. Quando? Aspetta, fammi finire. No, dai. Il Napoli ma prima. Ma come ci andare in vantaggio se non ha cacciato? No, non parlavo del vantaggio, io parlo delle occasioni da gol. No, non parlavo del vantaggio. Ha ragione in che senso? Il Napoli prima, quando noi diciamo che il Napoli di oggi è cinico, è perché un Napoli che ha Osimhen lì davanti, che quando ha la palla tra i piedi, l'abbiamo visto pure nella scorsa partita, due palle, una la mette in rete e l'altra la sbaglia. Cioè avere un terminale offensivo così, poi questo non significa che il Napoli di oggi è meno forte perché fa meno palle gol del Napoli di ieri, non è quello il discorso, è che diventa più cinico, Napoli e però concreto, è, arrivato, è un valore aggiunto, capisci? Scusa, ti interrompo. Il Napoli è arrivato sul 2-0 almeno altre 15 volte sul dischetto, poteva fare il 3-0 tranquillamente. Tic-tac. Io sto facendo il paragone rispetto al gioco che faceva prima. Ma dimentichiamolo, ormai non ho più. Quando però Mazzarri dice che rispetto, che questo Napoli è forte proprio perché riesce a finalizzare al meglio quello che le occasioni che riesce a portarsi a casa, io su questo gli do ragione. Ma questo sì, ma è chiaro. Su quello che ha detto Mazzarri sono d'accordo. Però dire potevamo andare in vantaggio noi, potevamo andare in vantaggio. Ha parlato per la sua squadra.
squadra, abbiano contenuto Osimhen oggi. No. Acciaccato e ammerecato, io la ragione scusa, sul fatto del vantaggio. Fu Mazzarro e Cannavaro. Sentiamolo. Noi bentornati in studio. Prima di commentare subito a caldo quello che è stato la conferenza di Mazzarri, perché ci ha lasciato quantomeno basiti, volevamo congedare Italia, che è lì in collegamento con noi, e augurarle insomma una buona trasferta prossima. Però ultime battute per te, così ti salutiamo. Dici tutta Italia. Sì, allora volevo farvi vedere dal vivo, perché tra l'altro ne vale veramente la pena, la collega di Marca, Sabrina Uccello, che è intervenuta con noi prima durante l'intervallo. Allora Sabri, abbiamo ascoltato insieme le parole di Mazzarri, siamo rimaste alquanto perplesse, diciamo così. Assolutamente sì, perché direi che insomma il Napoli ha creato moltissimo, soprattutto nel finale del secondo tempo ci sono state tante opportunità anche con i subentrati Elmas, Unas, anzi forse ciò che ha fatto il Cagliari, chiudersi in questo modo così convinto in difesa, le ha permesso di insomma di mantenere il risultato, ma si sarebbe potuti andare molto oltre. Assolutamente d'accordo con te. Un'ultima battuta: in Spagna, tu dicevi prima, il Napoli ormai è una realtà anche in Italia, vabbè, lo è da tempo, però quest'anno sembrerebbe conclamata. Come vedono realmente questa società e questa squadra? Ma il Napoli gode di stima da tanti anni ormai, anche grazie al fatto che sia in Champions che in Europa League ha sempre offerto ottime prestazioni. Ovviamente 6 partite su 6 vinte nessuno lo poteva immaginare, quindi c'è tanto interesse e tanta esaltazione. Peccato che non possiamo goderci una notte di Champions con questa stagione così bella fino ad oggi. Sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta. Ringraziamo ancora Sabrina Uccello, collega di Marca. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo domenica da Firenze, chissà che tempo troveremo, però appunto Sicuramente azzurro ci sarà. Ciao. Grazie Italia. Allora torniamo appunto alle parole di Mazzarri, parto da te. Cioè, sì, magari, siamo rimasti, siamo rimasti basiti da guarda, questa è l'espressione, guarda. Ecco, sciocco basiti, esattamente così, dall'apertura della conferenza stampa, perché è arrivato a dire quello che dicevo io alla fine delle domande, cioè quando ha detto esattamente quello che era secondo me la dinamica della partita, cioè il Cagliari ha giocato una buona gara, ma nulla si poteva fare di più contro la squadra in questo momento più in forma del campionato e contro una squadra decisamente forte, ovvero il Napoli, che era un po' quello che cercavamo di dire noi prima di dare proprio la parola a Walter Mazzarri, cioè che è un Napoli cinico perché riesce a concretizzare al meglio quelle che sono le sue azioni da gol, ed è sicuramente un valore aggiunto e un valore in più rispetto magari al tanto gioco che poi risultava sterile che ha fatto in altri momenti della sua storia recente. Però non abbiamo capito l'apertura. Ma non ha detto questo. No. Per questo ti sto dicendo, sulla fine si è ripreso e ha detto esattamente questo. Però l'apertura era completamente diversa, cioè che praticamente sembrava quasi che il Cagliari meritasse la vittoria. Allora, e ci ha lasciato un po' basiti. Direi, allora, una telefonata per una domanda breve, poi il commento alla conferenza da parte del nostro capitano. Sì, salutiamo Francesco, ciao, sei in diretta. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. Buonasera. Dici rapidamente, perché noi stiamo aspettando Spalletti in confidenza. Non ti sentiamo però. Mi senti? Adesso sì. Ok, allora, ascoltavo la telefonata precedente dove diceva che il valore aggiunto di questa trasmissione era la De Rienzo, con tutto il rispetto per la De Rienzo. Ma lo so che non è così, eh. Fate quattro uomini lì, cita Pasqualina, nessuno di voi ha citato, ha detto, guarda che ci sta pure Pasqualina, che secondo me... Ma noi lo sappiamo che Pasqualina è il top del top. Ti risponde lei da sola, guarda. No, ora ti spiego. Il top Francesco, io ti ringrazio per l'apprezzamento, sei carinissimo, però ovviamente il nostro amico tifoso si riferiva, ecco, proprio sul punto tecnico, calcistico. Yolanda è una giornalista, oltre ad essere bellissima, è preparatissima sull'argomento. Io mi occupo di altro, dell'intrattenimento. Hai fatto bene, bene. Comunque, dai, spieghiamolo ancora una volta, che qui ci sono dei ruoli, ci sono delle persone appunto
che si occupano della parte tecnica del calcio, i nostri giornalisti, Yolanda, Italia, il nostro capitano Montervino, e poi c'è chi fa l'intrattenimento, che siamo io, un trattino, Peppe, Salvatore, e possiamo dare abbiamo il web, ecco. Questa è la formazione. Ci sono dei ruoli che rispettiamo, che ci siamo scelti nella vita, e siamo una squadra vincente. Siamo scelti nella vita insieme. Perché io ti dico, dai, io volevo essere come Yolanda. Provato anche, no, anche non ti sta bene ad avere un bambino, non mi sta bene il rosa, capito? Se no, il rosa. Simone sta così, ti faccio aprire qua una telefonata. Allora, Francesco, un tuo commento da tecnico alla sua conferenza. Risposte. Grazie, Franci. È proprio questo che è bravo. No, indubbiamente. È sciocco basito anche lui. Non, è difficile anche dare un giudizio a questo approccio alla conferenza, però lo vedo in grande difficoltà. Sì. Ma proprio lui, non la squadra. Sì, infatti. Lui. Però l'ha detto una cosa, io non sono uno a cui piace subentrare a campionato iniziato. Sei subentrato, quindi te lo sei fatto piacere, non lo devi neanche dire. Era un po' che non c'eri nel calcio, poi tu mi dici, ti chiamano. Poi mi dici, mi ha chiesto il presidente di subentrare anche con un paio di settimane prima, perché dovevo conoscere da subito la squadra, e poi dopo la sosta avrei iniziato. Non mi piace questo modo di approcciare, non so se è una sua strategia, se lo è io non la condivido, certo. Chiaramente non condivido neanche quello che ha detto sulla partita, che potevano passare in vantaggio. Cioè, non è che una squadra fa mezzo tiro in porta anche sullo 0-0, vuol dire che deve passare in vantaggio, se non è stato un granché pericolosa. Poi c'è stato l'1-0, c'è stato il 2-0, c'è stato 4 volte che si è sbagliato il 3-0, quindi secondo me non c'è stata partita. Sarebbe stato giusto, come diceva giustamente la tecnica Yolanda prima, Yolanda prima, sarebbe stato corretto dire: abbiamo fatto comunque una buona partita, una buona prestazione contro la squadra più forte del campionato, quella più in forma, che ha letteralmente massacrato tutti, a noi ci ha messo in grande difficoltà, abbiamo perso, ma ce la siamo giocata. Sarebbe stato più onesto, onesto e corretto. Allora, perché anche noi ce la siamo giocata, over, doveva uscire. Anche noi la siamo giocata. Allora, abbiamo qualcuno sempre in linea? Sì, Francesco, ciao, sei in diretta. Salve, buonasera. Buonasera, Francesco. Faccio i complimenti a tutti per la trasmissione. Grazie. Sono felicissimo per questa sera, non immaginate la mia gioia. Vorrei dire solo un mio pensiero, nulla da dire sulla partita, solo un pensiero. Io ero soddisfatto del presidente, della suo calciomercato che ha fatto. E avevo detto una parola all'inizio del calciomercato, e già trattenere tutti i giocatori attualmente nella rosa del Napoli era un grande calciomercato. E mi accodo alla parola di Francesco, che diceva che ci manca un terzino sinistro, e questo mi fa un po' male, perché a volte con un acino di sale si perde la mente, giusto? Questa era una pedina molto importante per il Napoli, perché fino adesso Mario Rui, nonostante pure io come Francesco non l'ho visto tanto bene nelle altre partite, poi le ultime partite sta facendo prestazioni da champions, diciamo. Però le prime partite, pure il campionato scorso, non è che ha dato tante soddisfazioni. Però ripeto, mi accodo a Francesco dicendo che speriamo che ci sta culando, che si riprende, speriamo, però penso, non voglio essere pessimista, giochiamo sempre con Mario Rui, però non so quanto possa esistere Di Lorenzo a sinistra, mai più Di Lorenzo a sinistra. L'abbiamo visto. Di Lorenzo a sinistra, l'abbiamo visto. Forse quindi metterà Meretta a sinistra, ma non. Per questo, a volte una pedina può cambiare tutto, assolutamente. Allora, grazie per aver chiamato, Francesco. Io direi una cosa, se siete d'accordo, sono d'accordo anche dalla regia, io ti faccio un giro di saluti e di ringraziare soprattutto quelli che sono i nostri amici che ci sostengono, perché siamo in attesa di Spalletti, così poi facciamo i nostri saluti e poi chiudiamo con la conferenza di Spalletti. Sì. Quindi sentiamo da Pasqualina delle parole che sono importanti. Sono importanti perché sono i nostri carissimi amici di Energia Azzurra. Allora andiamo a salutare Energas, Euronics, Gruppo Tufano, SIAG Caffè, Innovative, Prestito Più e Zomiguana. Grazie mille per essere sempre qui con noi, Energia Azzurra, su Canale 8.
Grazie. Allora andiamo al web un attimo, vediamo se c'è qualche dichiarazione particolare. Che ha parlato ai microfoni da Zon. Ha detto: non sto ancora benissimo dopo una botta che ho preso la caviglia contro il Leicester. E poi ha parlato di scudetto, gli hanno chiesto dello scudetto. Gli ho detto: sono 5 anni che sono qui a Napoli, i miei amici mi riempiono la testa, mi dicono come sarebbe in caso di vittoria del campionato. E quindi mi auguro che continuando così possa arrivare. Calmi, però attenzione. Però immagina Zilischi nella sua comitiva di amici, no? No, che esce una serie in birreria, sa? Allora su scudetto, non state un culo, non vi posso dire, non mi posso sbuttare, non vi posso spoilerare nulla. No, e tutto questo da 5 anni. C'è pure il cinganno. Com'era a te? Com'era? Pure tu dovrei una fastidio. No, a me era lo scudetto, no. Studiamo in Serie A prima. Ma passiamo sto turno, cioè, perché poi ogni anno serate così lunghe praticamente. L'asticella si alzava. Anno per anno, noi siamo partiti dalla C, dopo 2 anni lottavamo per la UEFA. Quindi dici, madonna mia, che è successo? Fu il primo anno di A, fu spettacolare. Oh, mamma mia. No, la cosa bella era che non è tanto gli amici, è che tu vai al bar e la domanda è quella. Certo. Vai al supermercato e la domanda è quella. Cammini per strada con il finestrino aperto e quello che ti passa a fianco ti dice: ah, ma dici, non è possibile, non è possibile. Immagino Zilischi, capito? Io vorrei farti uscire un giorno con Zilischi. No, ma io sicuro che farò di tutto. Non ci stiamo beccando perché per motivi di lavoro miei, nemmeno suoi. Ti fa sentire, ma fatti vedere. Però in Dazio non ci ha mai chiappato, vi dico la verità. E quello è fondamentale. Cioè, abbiamo una telefonata o non ne abbiamo più? Libera. No. Perché mi guardi strano. No, io ci guardo perché. Ah no, mi dicono di sì, perché ecco, il nostro telefono va in fiamme. Non riuscivo a interpretare la tua. Hai ragione. No, io mi ero incantata dalla tua bellezza. Senti, allora, non fai ridere, ok? Non fai ridere per niente, te lo volevo dire. Allora andiamo a salutare Claudio. Ciao Claudio, sei in diretta. Ciao, allora io voglio collegarmi al discorso di Francesco di prima, voglio rivolgermi a Francesco. Alziamo un po' in studio per favore. Francesco Montervino. Occhio c'è Spalletti. Devo chiedere scusa. Grazie a Spalletti, si fa il sul serio anche noi, ovvia Maremma Zucchina. Allora, dici Pasquale. Sì, andiamo a salutare i nostri ospiti, grazie mille, buonanotte a Yolanda De Rienzo. Buonanotte a tutti, grazie. Il mitico capitano Montervino. Ciao a tutti, buonanotte. E ancora buonanotte ad Alfredo Malangone. Ciao a tutti, buonanotte, grazie. E poi c'è lui con il suo titolone, Salvatore Turco. E ce l'ho, visto che insomma noi ci siamo ricredendo, ma comunque ci crediamo. Napoli, 2 punti, ricrediamoci. Wow! Un applauso a noi. Te lo regalo, è tuo. Questa ennesima vittoria è stata condotta dal grande Peppe Quintale. Grazie, come sempre al mio fianco Pasqualino Santi. Applausi. Buonanotte. Forza Napoli, ci rivediamo domenica prossima. Sì, alle ore 16:30 Fiorentina-Napoli, qui su questi schermi, canale 8 Energia Azzurra. Napoli cambia albergo, grazie. A posto così, andiamo. Ciao ragazzi. Buonanotte.